Ma Guffetta, ma che pasto è questo? Avevi detto che ci portavi in sala giochi a giocare? Sì, Guffetta, è vero. Io voglio andare a giocare. Cosa ci facciamo qui? E poi chi sono loro? Cosa ci fanno tutti questi uccellini qua? Ma davvero non li riconoscete? Riconoscerli? E chi sono? Ma sono gli Angry Birds. Gli Angry chi? Gli Angry Birds, Jaco, gli uccellini, insomma, il videogioco che sta spopolando ovunque. Ce l'hanno tutti sul cellulare ormai. Io non lo conosco. Tu, Gatto Boy? Negativo, mai sentito. E comunque cosa ci dobbiamo fare con questi uccellini? Giocare. E come? Beh, semplice, guardate dietro di me. Li vedete tutti questi maialini? Bisogna fargli cadere tutti. E come, scusa, Buffetta? Con quegli uccellini? Sì, esatto. Venite con me. Ma che cosa hai in mente, Buffetta? Non sto capendo. Ma neanche io. Andiamo a vedere, amico. Ok. Dunque, sceglietene uno. Uno a caso? Questo bianco. Ok, allora prendiamolo. Perfetto. E quindi cosa devo fare? Spingi qua sull'uovo. Sull'uovo? Gatto Boy, hai visto? Mamma mia, ma è andato lontanissimo, fortissimo. L'ho vista a malapena uscire da lì. Ma è fantastica, una super catapulta. Ma è bellissimo. Oh, mi sa tanto che ho capito. Con questi animaletti, con questi pulcini uccellini, dobbiamo colpire tutti i maialini. Sì, esatto. Allora, vi piace come gioco? Oh sì, sembra davvero molto carino. Vado a recuperare il mio uccellino bianco e poi iniziamo subito a giocare. Sei pronto, Gatto Boy? Prontissimo! Eccolo qua. Allora, quindi ti infilo così. Ok, è pronto, possiamo iniziare a giocare. Allora, io direi di giocare a turni. Inizia prima Gatto Boy, poi Jacob, poi io. E chi farà cadere più maialini in una partita avrà vinto. Ci state? Ci sto. Pure io. Ok, allora inizio io. Vado a scegliere il primo uccellino. Dunque, inizierò con questo ciccione. Essendo così grosso, colpirà per forza un maialino. Ok, io e il mio uccellino ciccione siamo pronti. Vai, Gatto Boy, ce la puoi fare. Ok, sono pronto. Oh no! Non ha colpito nessuno. Ci riprovo. Questa volta sceglierò questo rosso. Ok, sono in posizione. Pronti? Sì, ne ho colpiti due! Ho fatto una strage! Ecco il primo! Due su due! Dunque, ho già utilizzato due uccellini, me ne rimangono quattro, vero? Sì, esatto, ancora quattro. Ok, allora vado a scegliere il terzo. Dunque, vediamo un po'. Prendo questo bianco. Ok, mi metto in posizione. E sono pronto. Vediamo, faccio questo qua su, oppure quelli di qua. Voglio provare quello blu laggiù. Dunque, uno, due, tre. Oh no, gli è passato sopra. Uffa, però, c'ero quasi. Avete visto, amici? Dunque, me ne sono rimasti tre. Adesso farei con questo giallo. Tu mi sembri super veloce, non deludermi. Sono in posizione. Pronto? Sì! Ne ho presi altri due, avete visto? Uno e due. Altri due maialini presi. Dunque prenderei. E riprendo il ciccione. Ok, amico, anche tu non deludermi. Devi colpire gli ultimi due maialini rimasti. Pronto, amico? Mi metto in posizione. Uno, due, tre. Beh, dai, sei riuscito a prenderne uno. È stato bravo. Eccolo qua. Ah, preso. Dunque, è rimasto un maialino e mi è rimasto un uccellino. Secondo me ce la posso fare. Cosa dite bambini? Posso farcela? Fate il tifo per me? Grazie. Dunque, quale scelgo dei due? Scelgo te. Secondo me anche tu sei super veloce. Andiamo. Secondo te Guffetta ce la farà? Secondo me sì. Ok, pronto, in posizione. Uno, due, tre.
Oh no, l'ho perso! Sembrava così facile. E vabbè, dai. Ne ho presi 5 su 6. Sono stato super bravo. Beh, dai, gatto boy, 5 su 6 non è male. Sì, sei stato bravissimo. Sì, sono stato davvero bravo. Guardate un po', bambini. Ebbene, direi che per oggi abbiamo terminato. Però nel prossimo episodio toccherà a Guffetta e a Geco. Quindi mi raccomando, dovete assolutamente tornare a trovarci. Ah sì, assolutamente. Avete visto Gatto, voi dovete anche vedere me quando vinco. Perché tanto vincerò. Non è vero, io sarò la più brava. E io vincerò tutti i 6 maialini, vedrete. Sì, sì, vedremo, vedremo. E va bene, intanto bambini vi salutiamo. Sì, lasciateci il pollice all'insù, mi raccomando. Ah sì, iscrivetevi anche al canale se non l'avete ancora fatto. E scrivete tanti commenti. Ciao bambini, ci vediamo nel prossimo episodio. Un bacione. Ciao bambini, bentornati! Vi ricordate nella puntata scorsa? Ho colpito ben 5 maialini con tutti gli uccellini degli Angry Birds! Sì, e ora, indovinate chi tocca? Tocca a me! E sarò il super vincitore! Perché io colpirò ben 6 maialini! Un in più di te, Gatto Boy! Sì, sì, beh, lo stiamo per vedere. Vediamo un po' di che cosa sei capace. Sì, beh, prima di iniziare vorrei rifar vedere ai bambini tutti i nostri super uccellini Angry Birds. Eccoli qua, guardate. Non sono stupendi? Sono uno più buffo dell'altro. Guardateli. E infatti io non so assolutamente quali scegliere. Sono davvero bellissimi. Non trovate, bambini? Geco, invece di perderti in chiacchiere, perché non inizi a giocare, che anche i bambini hanno fretta? Vero, bambini, che avete fretta di vederlo giocare? Sì, sì, va bene, mica sto perdendo tempo. Stavo solo facendo vedere tutti gli uccellini ai bambini, perché sono davvero bellissimi. Ebbene, adesso fatti da parte, Guffetta, che inizio. Ok, ok. Allora, con quell'uccellino inizierò. Credo proprio che inizierò con lui. Ecco qua, l'uccellino tutto nero. Mi metto in posizione e iniziamo. Vediamo un po' da che parte vado. Cerco di prendere proprio questo. Uno, due, tre. Sì, colpiti due. Avete visto, avete visto? Ne ho presi due. Sono stato bravissimo. Che super inizio. Eccoli qua. Uno e due. Perfetto. Presi. È stata solamente fortuna, la fortuna del principiante. Ora che t'ho sentito, quella non era fortuna, è bravura. Adesso vado a scegliermi un altro uccellino. Dunque, prenderò questo bianco. Ok, andiamo gallina. In posizione. Vediamo un po'. Pronto. Uno! Evviva, ne ho preso uno! Eccolo qua! E sono arrivati a 3! Dunque, il prossimo uccellino sarà... l'uccellino ciccione! A me mi sembra abbastanza bravino, sai? Sì, vabbè, però per adesso ancora non vince, quindi... ancora tutto può essere! Sì, sì, ancora tutto può essere, lo so. Dunque, sono rimasti ben 3 maialini. Pronti? Via! Oh no, non ho colpito niente! Ma che cosa sarà successo? Com'è possibile? Sembrava così facile! Hai detto bene, Geco. Sembra facile, ma non lo è. Non fa niente, ti batterò lo stesso, Gatto Boy. Dunque, andrei avanti con... questo qua rosso. Mi sembra molto cattivo. Andiamo. Mi raccomando, non deludermi. Prendi bene la mira, eh. Allora, proviamo con questo laggiù. Pronto. Uno, due, tre. Preso. Oh, meno male, meno male. Ah, oh, che bello, che bello. Ecco qua il mio maialino. E sono arrivato a 4. Allora, Geco, ti rimangono 2 uccellini e 2 maialini. Ma un gioco da bambino. Uccellino giallo, tocca a te. Li vedi quei 2 maialini? Uno di qua, uno di là. Li devi colpire entrambi.
o perlomeno almeno uno dei due. In posizione! Dunque, scelgo questo o scelgo l'altro? Proviamo con quello. Uno, due, tre! Colpito e affondato! Sono super bravo, sono super geco, sono il migliore, sono il vincitore! Raccogliamo il nostro super maialino. Sono arrivata a 5, me ne manca solamente uno e sarò il super vincitore! Visto, gatto boy? Impara dal maestro! Sì, sì, guarda che ancora non hai finito, non è ancora detto che mi superi, quindi... dati da fare! Dunque... prendo Ciccio Bombo o prendo la signorina? Ciccio Bombo o la signorina? La signorina o Ciccio Bombo? Onora le femmine! Vieni qua, andiamo! Allora signorina, lo vedi? Ce n'è solamente uno, bello grosso proprio qui davanti a te. Non puoi mancarlo, faccio affidamento su di te. Non possiamo lasciare che vinca Gatto Boy o peggio ancora che vinca Guffetta. Ah no, cos'è successo? Non è possibile, l'abbiamo perso. Oh no! Allora, Geco, cosa mi dici? Cosa racconti? Racconto che quest'ultimo uccellino, lo sapevo io, non dovevo prendere la signorina, avrei dovuto prendere Ciccio Bombo laggiù. Sì, tutte scuse. E va bene. Ah, bambini, che bello. Dunque, Gatto Boy e Geco sono pari, 5 maialini su 6. Questo significa che nel prossimo episodio toccherà a me e sarò io la super vincitrice perché io prenderò ben 6 maialini. Sì, certo. Sì, certo, ve lo dico, ne sono convinta. Bambini, voi mi credete, vero? Ebbene, allora tornate a trovarmi nel prossimo episodio perché ci sarà la super gara finale e farò vedere che sono io la super vincitrice. Sì, vabbè, però nel frattempo, bambini, potete lasciarci un bel mi piace? Sì, e magari vi potete anche iscrivere al canale e tornate a trovarci tutti i giorni. Sì, va bene. Allora, intanto vi salutiamo, ci vediamo nel prossimo episodio. Bacio da tutti! Mua!